Siamo partiti molto, molto bene, molto forti. I primi 20 minuti abbiamo creato diverse palle gol, non siamo stati bravi e fortunati a concretizzarle. Poi è venuto su questa punizione dalla tre quarti, il gol loro, dove la devo rivedere bene per capire dove è stato l'errore, oltre alla bravura del giocatore che ha segnato. E poi abbiamo perso un po' terreno, ci siamo un po' abbassati e il Catanzaro, devo dire, negli ultimi 20 minuti del primo tempo ha giocato sicuramente meglio Da. di noi. Io sono contento della mia prestazione, ma come dicevo prima, cioè la cosa che la valorizza è la vittoria, insomma, cioè non avessimo vinto sicuramente andrei a casa con qualche rammarico, invece così posso godermela appieno. Al di là del gol, penso sia doveroso sottolineare la prestazione del gruppo che anche nel quarto d'ora finale, dove siamo andati un attimino in difficoltà, abbiamo saputo resistere e quindi credo sia un passo avanti ulteriore. Io credo che lavorando così come stiamo facendo di settimana in settimana si migliora e lavorando così arriveranno anche i risultati, continueranno ad arrivare i risultati e poi vedremo dove saremo arrivati. Al di là del modulo 2-1, importante avere questa determinazione, questa voglia di prendere punti, che questa categoria qua secondo me fa la differenza. Il primo quarto d'ora eravamo un po' contratti, però insomma, dobbiamo crescere nella sofferenza. È normale che Frosinone è una signora squadra. Abbiamo sofferto proprio inizialmente, primi 6-7 minuti. Quello lo dobbiamo valutare un attimino perché è stato proprio un approccio un po' sbagliato. La squadra è sempre stata ordinata. Oggi abbiamo provato dei meccanismi diversi, ma comunque io l'avevo già detto che abbiamo lavorato sempre comunque su diverse situazioni. Io non porto avanti un'idea sola perché è giusto che i calciatori siano pronti a mettersi a disposizione anche sotto altri aspetti. È normale che ci vuole del tempo, con qualche difficoltà, che avevamo giocatori con i crampi, giocatori che avevano speso molto, qualcuno che non aveva mai fatto 90 minuti, abbiamo dovuto fare delle scelte immediate, poi abbiamo messo Germinale lì davanti a proteggere un po' su queste palle lunghe, anche perché non riuscivamo più a ripartire, non avevamo più gamba per ripartire, abbiamo fatto questa scelta, alla fine siamo stati premiati, però faccio i complimenti ai ragazzi perché si cresce nella sofferenza, noi non possiamo pensare di vincere senza soffrire.